per assicurarsi l'approvvigionamento di pesce fresco, i rigattieri palermitani usavano comprare il pesce direttamente a bordo dai pescatori, per cui si muovevano e battevano il golfo con le loro lance, usavano proprio delle lance di 4,50 m, ma raramente superavano quella dimensione, armate con una variante in dialetto pantoria di vela latina, che aveva la prua, l'angolo di prua tronco, quindi più adatta ad essere manovrati da una sola persona, armata della loro bilancia, accostavano tutti i pescatori che ancora operavano anche nel pomeriggio e quant'altro, compravano anche piccole partite di pesce e immediatamente le trasferivano, e quindi sul mercato arrivavano freschissimi, anche alle friggitorie spesso proprio li aspettavano. Cioè era un mondo che si articolava in maniera incredibile, e il mercato più grosso era rappresentato dalla bucceria, cioè tendenzialmente era quello il mercato del pesce, cose.